Buonasera carissimi. Ciao. Allora, che simpatia, guarda. E io vorrei salutare. Questo è il bello. Questo è il bello proprio della diretta, no? Il fatto che noi non tagliamo quasi nulla. Questo non lo taglieremo, andiamo avanti così. Con chi abbiamo? Ormai il ghiaccio è finito. No, e intervista più particolare di questa l'ha fatta soltanto Claudio De Roccazzi mentre stava a rullasse e a bere. Ciao Claudio. Bene, vedete la su YouTube, c'è scritto Roccazzi, intervista ai Roccazzi, veramente tante risate. Comunque adesso torniamo a voi, chi siete? Io lo so naturalmente, però i nostri utenti forse non lo sanno. Allora, noi siamo i Dei degli Olimpo, non è sbagliato il nome, noi ci chiamiamo proprio così, i Dei degli Olimpo. Lui è il nostro tastierista. È sbagliato, però. Sì, è sbagliato, nel senso non è... nel senso che è fatto apposta, è un errore voluto. Di che è fatto apposta? È fatto apposta. Va bene? Riga, ve odio. Allora, lui è il nostro tastierista Giovanni, lui è il nostro batterista Matteo. Ciao a tutti. Lui è il nostro chitarrista solista Nicolò Baldini. Lui invece è Matteo, il bassista. Ha detto Ade. E lui invece è Simone Marini, il chitarrista ritmico. Ah, bene, e bene. E il cantante, Andrea Stocchino. Grazie, anche perché presentarmi da solo sarebbe stato un po' brutta. Va bene, e noi ci siamo formati il 17 settembre del 2011. Esatto, eravamo a casa sua, eravamo soltanto lui, io e lui. Lui. Lui e anche l'altro. Io, lei e l'altro. Lui rimane impresso. Eravamo soltanto noi tre. E così per cazzeggiare abbiamo fatto un video stupido della nostra prima canzone, di nome G. Noi abbiamo fatto questa canzone e ci siamo. Ma G come il punto G? Sì, volendo. La storia era più una che gli piaceva a lui in realtà. Sì. Ah, G. Sul CD c'è G, non c'è punto, che cazzo. No, no, c'è il punto prima. Perché è punto G. No, c'è il due puntato, però sarebbe il punto prima di G. Però visto che poi abbiamo capito la potenzialità della cosa, allora abbiamo detto G, qualche punto prima o dopo, insomma. Sì, poi ognuno è libero di interpretarla come vuole, insomma, la canzone. Certo. Senti come vuole, cioè, poi sei libero. Bene, bene. Siete stato uno dei gruppi che ha ricevuto davvero tantissimi voti ad Anime di Carta, uno dei gruppi più votati. Quanti voti? 6.740. Considerate che colui che ha preso di meno, si è diciamo classificato in semifinale, stava sui 700. Oh, porca bene. È andata bene. Vabbè, siamo contenti, siamo, no? Cioè, ma, per forza. Siete piaciuti molto non soltanto alla giuria popolare ma anche alla giuria tecnica, avete avuto comunque tanti consensi sia per la vostra genialità, il vostro modo di esporre diversamente dagli altri, ma soprattutto per la simpatia, perché comunque, lo so, non si dovrebbe dire, però prima della tecnica il pubblico, che comunque non è proprio a livello tecnico espertissimo, guarda la situazione dell'approccio con il pubblico. Il pubblico guarda quello. Perché fondamentalmente noi quando siamo nati, quando ci siamo formati, eravamo nati come gruppo per cazzeggiare, quindi il nostro unico obiettivo era divertirci per far divertire, e questo lo stiamo portando avanti in tutti i live che adesso facciamo, ovviamente in modo più professionale, più concentrato. Prima noi facevamo soltanto cover e ci divertivamo e basta, mentre adesso noi stiamo facendo pezzi nostri, pezzi inediti, stiamo portando avanti questo progetto, e però lo stiamo facendo sempre con l'allegria e con la semplicità con cui lo facevamo prima. Molto interessante tutto ciò, perché io ho ascoltato naturalmente le serate in cui vi siete esibiti e ho notato che sia situazioni cover che originali le mettete cioè veramente come se fossero cose vostre, cioè anche se fate una canzone cover è talmente nelle vostre corde che la fate vostra. E allora lì il pubblico dice: cazzo, ma chi sono questi? Cioè, cazzo. In vari locali avete suonato quindi con Anime di Carta, e in tutti questi locali, comunque nelle varie serate, avete visto che la gente vi acclamava, alcuni addirittura quasi strappandosi i capelli. Peccato non erano mai donne. Ma come no? C'erano due o tre amiche mie che hanno chiesto la situazione. L'intervista sta diventando molto interessante. Vabbè, ma io gli ho detto che eravate abbastanza piccoli, cioè non... Ma no, quello che è grande è quello che serve. L'amore non è età.
No, per dire. A proposito di questa cosa, quanti anni avete, visto che comunque queste mie amiche ascolteranno e vedranno questa intervista? Allora, siamo tutti maggiorenni. Ah, ecco. Il ragazzo che c'era in realtà è 19. Anch'io 19. 20. Allora hai capito? Loro no, ce so quasi io a 20. Ah, vabbè, ma sono 19. Sì, sto. Io sono più grande. Lentamente, tutti 94. Sì, insomma, siamo tutti del 94, stiamo per i 20, mentre lui ha appena fatto 18. Comunque, complimenti anche per questo, perché essendo così piccoli, però avete dato tantissimo. Cose che, ad esempio, persone dei 40 anni a me fanno addormentare alcuni, Alcuni sono simpaticissimi anche a 80 anni. Infatti, abbiamo dei gruppi che sono arrivati in finale, cioè dei grilli, ma certi, 35-40 anni, mi fanno addormentare, cioè veramente. Quasi da prendere la scopa e scovarli fuori, a buttarli sotto al tappeto. Però io devo dire che voi avete risvegliato pure le morti. Beh, grazie. C'è una canzone in particolar modo che è piaciuta moltissimo, non ricordo, quella della fotografia. Era una fotografia. Ecco, benissimo. Che cosa volete dare con quella canzone al pubblico e a voi stessi? Queste domande molto filosofiche le risposte, però io non sono un filosofo, quindi non le so dare queste risposte tutte arzigogolate. E praticamente in realtà questa canzone parla più che altro della psicologia umana, no? Cioè sì, no, è serio, in realtà è serio, noi siamo un gruppo che cazzeggiamo, però le cose serie poi quando le famo. E praticamente ecco, parla della psicologia umana, parla praticamente dell'uomo imprigionato dentro una fotografia, ovvero dentro una cornice, cioè la sua vita in realtà l'uomo se la predispone come uno schema in realtà, cioè nasce, va a scuola, prende il diploma e muore, no, cresce, va a scuola, va all'università, se gli prende dice quello, bene si riproduce, se gli dice bene si riproduce, dai, quello. No, allora si vede e quindi va all'università, poi si sposa, quindi l'obiettivo di ogni uomo è quello praticamente di fare una vita che è già scritta, che è quello che gli insegnano, che gli insegna la società, un che gli insegna tutti gli stimoli esterni. Noi con questa canzone vogliamo, diciamo, non far capire, perché fate bene anche le persone sono stupide, diciamo render conto alle persone di questo, in modo tale che magari qualcuno dica no, io voglio fare questa cosa non perché la devo fare, ma perché voglio farla, perché mi piace farla. Quindi una canzone anticonformista al 100%, antistrutturale, che a noi è piaciuta tantissimo. Sono con te, uno dice. Invece un'altra, appunto, Io sono un pagliaccio, se non sbaglio, sì, anche non quella sì, è piaciuta alquanto, e ho sentito delle critiche interessanti. Cosa volete comunicare attraverso quella canzone? Ci sono certe ragazze che sono un po'. Sono stronze. Vabbè, il pubblico può di cazzo e noi potremmo di stronze. Bravo. Questo è un po' oggetto serio. L'avevo detto 5 secondi fa. Le persone tornano indietro, è vero. L'hanno detto e commentano su YouTube. Praticamente noi con questa canzone vogliamo, più che altro è una canzone autobiografica. Parla di me e anche di lui, perché purtroppo siamo vittima della stessa persona. Della stessa stronza. Bisogna stare attenti, perché a volte sviano queste stronze arpie, Oddio, che poi questa cosa mo se prendo quella cosa. Io Fammi un salutone. Ciao! Sicuramente lo vedrà. Mo che ci sto pensando. No, va bene, nel senso non è che non è un'offesa, nel senso. Però mi ha fatto crescere questa stronza. Sì, e allora ben vengano le stronze, sì, se fanno crescere. Meno male! Se no non nasceva, sono un pagliaccio. Esatto. Praticamente questa ragazza noi ci credevamo. Ovviamente no, nello stesso momento. Prima lui, cioè, noi. Ma uno non poteva dare il suggerimento all'altro. No, dopo no, che abbiamo provato a fare la testa insieme. È stato terribile. È stato veramente brutto. Ma almeno meritava? Sì. Ok, vabbè, allora. Sì, meritava molto. E prima lui che è morta, poi... Sì, viene ancora. Vabbè, magari sei bruttino, poi è stato spacca, perché è andato prima o poi si spacca. Vabbè, e prima è successo a lui il problema, poi io ho detto vabbè, magari a me va meglio, ci ho provato, e invece non era vero, perché ovviamente lei che cosa ha fatto? Ci faceva credere, ah, guarda, questa cosa.
No, perché, anzi, che non vi chiedeva i soldi, perché io conosco anche. No, cioè, non c'avevi i soldi, no, quindi cascava proprio male. Forse sarà per quello che non. No. E niente, e niente, praticamente noi ci ha fatto credere, diciamo, oh, forse gli piaccio, è sicuro che gli piaccio, vabbè, allora ci provo, vado, glielo dico, poi la cazzata più grossa, non so, non mi ricordo se l'ha fatta pure te, abbiamo chiesto alle amiche consiglio, e non va fatto, non lo so, non va fatto. Io ci sono andato de petto con le rose, che... Con rose? Invece no, io ho preso... Con spine, no, con le rose, no. Una canzone lo dice appieno, eh. Mo non me la ricordo sta canzone come si chiama, non me la ricordo neanche come si chiama, però quella là, sbatti dal muro, che è là? E donne, quella quindi... è cosa? È Teorema di... bravissimo, bravissimo. Teorema, sì, Teorema, non mi ricordo di chi era. Prendi, no, sbatti dal muro. No, la rosa. No, la rosa. E niente, ovviamente ci aveva fatto credere, noi tutti convinti, poi alla fine ci ha detto no, io ti vedo solo come un amico. Anzi, che non ti ha detto come un fratello. No, no, come perché là entrava l'incesto. No, grazie, cioè, c'ero solo come un amico. E la settimana dopo mi ha detto pure: no, io ancora non sono pronta per una relazione. E la settimana dopo l'hai messa tu. Che ne era lui, tra che ne era anche lui, ovviamente. Era manco lui, tra non era nessuno dei due, allora la rabbia. Che bella detto, cosa. Bene, allora facciamo questa canzone, sono un pagliaccio. Sono un pagliaccio e praticamente dice: vabbè, sono un pagliaccio, ti ha trattato male lei, ti offendi da solo. Cioè, no, in realtà sono un pagliaccio nel senso perché io sono stato un cretino a crederci con una del genere. In realtà io dovevo subito capirlo che non era il caso. La colpa è tua. Sì, quindi la colpa, sì, la colpa è mia perché la sono io. Sono da psicanalista. Sì, è una sorta di scopo. Fai bene a parlare. Sì, ma infatti anime di carta è anche una cosa tipo psichiatria, capito? Sì, sì, certo, infatti cioè... noi prima avevamo molti più problemi da adesso. Sì, no, adesso veramente stiamo sani come siamo a posto. Guarda qua. Però è nata questa canzone, quindi ringraziamo questa. La signorina. Grazie. Andiamo avanti. C'è una canzone che particolarmente il pubblico gradisce oltre a queste due? Di solito lo chiediamo al pubblico. Taci Miserabile, sì. Secondo voi? Alleluia, Alleluia. E poi? Taci Miserabile è la nostra cover di Alleluia di Jeff Buckley. Che in realtà non è di Jeff Buckley, anche se è la cover di Jeff Buckley. In realtà è una cover particolare perché ci siamo impegnati per cucircela addosso. È una cover che abbiamo studiato parecchio e che abbiamo modificato totalmente la canzone come era. Sì, l'abbiamo resa più per le nostre corde. Beh, ho sentito, molto interessante anche quella. E invece qualcosa di di duro, un altro tipo di canzone che avete fatto. Quella è una canzone che ci permettiamo di fare per citare i Gemboy, perché ovviamente non è nostra. Lo so, lo so. Si chiama Il Pisellone. È una canzone del nostro retaggio cazzeggio. È una canzone, effettivamente, è una canzone del nostro autobiografica. Perché no? Perché no? Perché no? E nel senso, ben venga se il pubblico accetta. Sì. Abbiamo visto che il pubblico è esaltato quando voi cantate di gran lunga questa canzone. Sì, diciamo, ecco, noi quando siamo nati come gruppo cover, quando eravamo in questo gruppo cazzeggio, noi la facevamo sempre questo pezzo e tutti ovviamente la cantavano. C'è stata una settimana al liceo che tutti cantavano solo quello. Ma veramente ti andava in giro per scuola, i professori concertati che non capivano che cazzo sta succedendo, tutti che urlano c'ho il pisellone. Quindi però siccome è una canzone che un accenno della canzone il pubblico mi ritengo fortunato perché da quando sono nato un gioiello in mezzo alle gambe lo tengo dentro le mutande, sì. Ho il pisellone baby, c'ho il pisellone baby, c'ho il pisellone, ci vuoi giocare. Beh, abbiamo visto come questi ragazzi comunque con niente così sono andati ad interpretare un pezzo della loro canzone più seguita. Sì, che poi non è nostra, tra l'altro. Sì. Tutti proprio a cappella, è proprio il caso di cappella. Sì, a cappella. Ma come stavolta è stata appropriata. Benissimo, benissimo. E quindi quale di queste canzoni vorreste, abbiamo detto, nel video? Probabilmente sono un pagliaccio. Probabilmente sì. Perché è la più seria. La più sentita. La più sentita. Quindi chi non è passato insomma con una ragazza che tanto. Cioè, purtroppo una delusione amorosa tocca a tutti prima o poi. C'è. Per forza c'è. Vedremo, può darsi che ne vincete due. Chi lo sa? Chi lo sa? È in caso. C'è tempo per un'altra delusione amorosa.
Va bene, comunque io vi ringrazio, avete dato tanto ad Anime di Carta. E Anime di Carta è stato tanto a noi. Grazie. E ci vediamo il prima possibile in finale. O voi dovete fare ancora la semifinale? Noi dobbiamo fare ancora la semifinale. Quando? Poi vediamo un attimo quando ci sono quelle libere. Ok, allora buona serata. Anche a te.